Nella sua corsa all'elettrificazione, Mercedes ha presentato il suo secondo modello a zero emissioni della famiglia EQ, ovvero la nuova Mercedes EQA, concettualmente una GLA ma con un powertrain completamente elettrico, diventando il modello d'accesso alla sua famiglia di veicoli completamente elettrici. Scopriamola quindi assieme nel nostro com'è e come va. Com'è fuori? Presenta delle dimensioni e delle proporzioni praticamente identiche a quelle della cugina GLA, se non fosse per i quasi 5 cm in più di lunghezza, arrivando ora a 4,46 m. La larghezza rimane invariata, 1,83 m, mentre invece guadagna 1 cm in altezza, che ora arriva a 1,62 m. Non varia nemmeno il passo, 2,73 m. Ciò che varia invece in modo più significativo è sicuramente il peso, che grazie appunto al pacco batterie posizionato inferiormente arriva a quasi 2 tonnellate. Da uno sguardo distratto potrebbe sembrare una più comune GLA, con cui condivide tra l'altro anche il pianale e le sospensioni, ma soffermandoci ad esempio sul frontale noteremo una nuova mascherina schermata e nuovi gruppi ottici dedicati, uniti al centro da una sottile striscia LED molto futuristica. L'esemplare in prova è accessoriato con il pacchetto premium, quindi riceve paraurti dedicati con maggiori appendici aerodinamiche e finiture di livello superiore. Troviamo anche dei nuovi cerchi Lega da 19 pollici e nel retro svettano le luci LED coast to coast, unite anche in questo caso, con un design davvero ben riuscito. Un timido estrattore svetta nella parte inferiore ed unito al fondo carenato regala alla EQA un CX aerodinamico di 0,28, un ottimo valore per la tipologia di vettura. Com'è dentro? All'interno non si segnalano particolari novità rispetto agli interni di qualità e ricercati a cui Mercedes ci ha comunque ormai abituato già da quasi 3 anni a questa parte. Sempre buoni materiali, dove si alternano pelle, alcantara, plastiche più rigide, plastiche morbide. Sempre buona, anzi direi positiva, la presenza delle bocchette da reazione in stile aeronautico, così come le luci ambientali multicolore che si possono selezionare appunto dalla lunga lista di optional. Si guadagna anche una nuova trama luminosa sempre LED multicolore qua davanti al sedile del passeggero. Com'è l'infotainment? Lo conosciamo ormai bene, l'MBUX di Mercedes è un punto di riferimento nel mondo dei sistemi multimediali di bordo, rapido al tocco e dall'ottima risoluzione, quasi al pari di un iPad. Si può anche comandare con i tasti touch sul volante o dal pad sul tunnel centrale. Tantissime le informazioni visibili dalla combinazione dei due schermi, così come gli stili dei display. Abbiamo radio DAB, protocolli Apple CarPlay, Android Auto, connessione LTE e hotspot Wi-Fi. La navigazione è anche intelligente, scegliendo il percorso più idoneo per contenere i consumi dell'auto o per programmare una sosta di ricarica lungo il tragitto. È inclusa una schermata EQ dedicata per controllare i consumi, i flussi di energia o gestire tutto il comparto della ricarica. Com'è l'abitabilità? Lo spazio a bordo non manca, sia per le ginocchia dei passeggeri posteriori ma anche per la testa. Per via del pacco batterie montato sotto il pianale si alza il suolo, costringendoci a piegare maggiormente le gambe. Le sedute sportive dell'allestimento premium sono meno soffici di quelle standard ma più ricercate, con materiali e colori che ci rimandano al mondo MG. Sono presenti le boccate da reazione nel retro, così come una presa USB e le luci soffuse. Davanti però non sono presenti i seri sedili elettronici, costringendoci alla sola regolazione manuale. Com'è il bagagliaio? Il portellone è automatico fin dai primi allestimenti, tuttavia la capacità non è proprio il suo forte, perché si parte da un valore minimo di circa 330 litri, ovvero un centinaio in meno rispetto ad una più tradizionale GLA. Tuttavia è ben rifinito, c'è del velluto praticamente ovunque, abbiamo due comode tasche laterali e un elastico sul fianco destro per serrare il carico. Lo schienale della seconda fila di sedili può essere abbattuto secondo uno schema 40-20-40 e ci dà accesso a un piano di carico di oltre 1300 litri. Come va? Mettendomi al volante della nuova Mercedes EQA ho subito apprezzato la buona posizione di guida, ben integrata nell'abitacolo ma al tempo stesso anche abbastanza sopraelevata per consentirci di godere di una buona visibilità dello spazio circostante, e anche negli scenari di manovra o ad esempio dei parcheggi AS non abbiamo particolari problemi perché gli ingombri sono abbastanza regolari e la retrocamera e i sensori perimetrali ci consentono appunto di parcheggiarla con grande facilità. Volendo, come optional sono anche presenti le telecamere perimetrali. Rispetto a una GLA più comune a benzina o diesel, mi sembra che sia stato fatto un ottimo lavoro in termini di comfort e insonorizzazione dall'esterno, perché la vettura sembra decisamente più ovattata rispetto alla GLA e
noto che ad esempio tutte le vibrazioni dal manto stradale o i flussi aerodinamici sono davvero molto ben contenuti, considerando il fatto che appunto all'interno dell'abitacolo regna quasi un silenzio abissale, perché infatti essendo elettrica non abbiamo particolari vibrazioni dall'esterno. C'è da dire che i doppi vetri, comunque i vetri più spessi e la buona quantità di materiale fonoassorbente aiutano da questo punto di vista. Unico appunto forse sulle sospensioni, che forse anche complice il pacchetto premium, che quindi le assicura un assetto un po' più solido, e i cerchi anche da 19 pollici mi sembrano un pochino ruvide sulle buche più pronunciate, quindi generalmente assorbono benissimo qualsiasi tipo di asperità, ma quando troviamo il tombino più sporgente o la buca un po' più profonda si sente una vibrazione un po' di troppo all'interno dell'abitacolo. Comunque nulla di preoccupante, probabilmente una conseguenza del fatto che i tecnici di Mercedes debbano aver ritarato le sospensioni per fare in modo di assicurare appunto alle sue quasi 2 tonnellate di peso una dinamica di guida decisamente abbastanza stabile. La tenuta di strada poi è buona, nonostante non faccia della sportività il suo punto forte, perché infatti basta infilarci in un misto veloce con cambi di direzione abbastanza rapidi e si sentono subito le sue quasi 2 tonnellate di peso appunto. Nulla di preoccupante, perché comunque con la reattività del suo motore elettrico risulta anche abbastanza agile e maneggevole, però si sente appunto questo coricamento laterale iniziale, che appunto è frutto del peso non proprio piuma. Come detto appunto, grazie alla spinta immediata del propulsore elettrico si parla appunto di 140 kW, 190 cavalli e 375 Nm di coppia disponibili all'immediata pressione del pedale dell'acceleratore, che appunto non le assicurano uno scatto proprio fulmineo come su altre elettriche, ma comunque la spinta non manca. Infatti l'accelerazione sullo 0-100 è coperta in circa 8,2 secondi per una velocità massima di circa 160 km/h. All'attivazione della frenata rigenerativa si accenderanno ovviamente quelli che sono gli stop posteriori per allarmare le auto che saranno dietro di noi e quindi evitare di farle avvicinare troppo in fase di frenata. Tuttavia, rispetto ad altre elettriche presenti in commercio, la EQA non frenerà completamente fino ad arrestarsi, ma sarà necessario premere sul pedale del freno dopo 15-20 km/h, appunto per arrestarci ad esempio a un semaforo o uno stop. Com'è l'autonomia? Per quanto riguarda invece l'autonomia, Mercedes dichiara un valore di circa 426 km in ciclo WLTP, ma in realtà con un uso accorto del pedale dell'acceleratore, sposando uno stile di guida più consono possibile a quella che ha un'auto elettrica, andando quindi anche abbastanza prudenti col pedale dell'acceleratore e anche del freno, non siamo riusciti ad andare troppo oltre i 330-340 km in ciclo misto, che poi scendono a circa 280 km totali se si percorre solamente autostrada. C'è da dire che sono dei valori abbastanza buoni per non vivere più di troppo quella che è l'ansia da ricarica, ma non così ottimi se messi in relazione alla capacità complessiva della batteria di circa 66 kWh. Diciamo che altre elettriche in commercio riescono a totalizzare dei valori di consumo di kilowatt per 100 km sicuramente migliori, ma comunque appunto si riesce tranquillamente ad effettuare ad esempio una carica settimanale e vivere tutta la settimana senza preoccuparsi minimamente di dover ricaricare la vettura. Come si ricarica? L'auto dispone di serie di un caricatore integrato fino a 11 kW trifase in corrente alternata oppure 100 kW in corrente continua. I tempi di ricarica sono quindi di circa 33 ore da rete domestica per coprire dallo 0 fino al 100%, meno di 7 ore da una colonnina fino a 11 kW o meno di un'ora con la ricarica rapida fino a 100 kW. Come sono gli allestimenti? Sono ben 6 gli allestimenti che si articolano tra le versioni Sport e Premium con le relative varianti Plus e Pro. Con i modelli Premium si guadagna anche un design esterno più sportivo e interni con alcantara e cuciture rosse. Tuttavia, per disporre di un esemplare ben accessoriato, consigliamo di selezionare almeno il Premium Plus. Quanto costa? La gamma prezzi parte da una base di 51.150 euro per la versione 250 Sport, ma si può arrivare fino ai 61.100 euro per l'allestimento Premium Pro, al vertice della gamma. Ricordiamo che è possibile beneficiare degli incentivi statali e regionali che possono abbassare il prezzo dell'auto fino a 10.000 euro in caso di rottamazione. Ed eccoci giunti al termine del nostro com'è e come va della nuova Mercedes EQA. Devo confessarvi che ho sicuramente apprezzato alcune caratteristiche, come ad esempio il comfort di bordo, secondo me superiore rispetto a quello di una GLA più tradizionale, così come migliore anche il comparto di insonorizzazione dall'esterno, che secondo me è davvero di buon livello. Ciò che invece non ho particolarmente apprezzato è stato il bagagliaio, secondo me abbastanza contenuto nonostante le dimensioni generose dell'auto, sicuramente un peso importante, quasi 2 tonnellate, che grava sia sulla dinamica di guida ma anche sulla frenata, quindi rendendola anche poco predittiva e abbastanza
lunga. È giunto il momento però che mi diciate voi qua sotto nei commenti cosa vi piace, cosa non vi piace della nuova Mercedes EQA. Discutiamone qua sotto e non vi dimenticate di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Non vi dimenticate poi di iscrivervi al canale di Motore Online se non l'aveste ancora fatto, mentre invece il mio appuntamento con voi è alla prossima prova.